L'antico studio di Bologna era suddiviso in due universitates, quella degli artisti e quella dei legisti. Gli artisti erano gli studenti delle arti liberali, i legisti gli studenti di legge che studiavano diritto civile e diritto canonico. Gli studenti a loro volta, a seconda del loro luogo di origine, erano suddivisi in naziones. Ognuna di queste nazio aveva la possibilità di eleggere un proprio rappresentante in quella che era la consigliatura degli studenti, ovvero il loro organo di rappresentanza. Gli studenti eletti in questa consigliatura ogni anno avevano il privilegio di apporre il proprio stemma araldico sulle pareti dell'archiginnasio.